Alleluia. E con la lode nel cuore rivolgiamoci alla parola del Signore. Leggerò alcuni brani che conosciamo molto bene della parola del Signore. Il primo nel Vangelo di Luca, capitolo 15, dal verso 25. Parlerò delle ingiustizie, naturalmente, tra virgolette, di Dio. La giustizia di Dio è talmente più grande del nostro senso di giustizia, che Dio avvolge e stravolge il nostro senso di giustizia. E l'opera sua talvolta può sembrarci ingiusta. Ma leggiamo la parola del Signore. Luca 15, dal verso 25. Ora il figlio maggiore era ai campi, naturalmente, è la parabola dei due figli, del figlio al prodigo, che conosciamo molto bene. Era ai campi. Tornando, mentre fu vicino alla casa, udì la musica e le danze. Chiamato uno dei servitori, gli domandò che cosa stesse succedendo. Quello gli disse: è giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì fuori e lo pregava ad entrare, ma egli rispondendo disse al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. L'inizio di questo capitolo 15 di Luca, che contiene altre due parabole, quella della pecora smarrita e della dramma perduta, dice che tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e così i farisei come gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E lui raccontò queste tre parabole perché i farisei e gli scribi mormoravano per il fatto che ritenevano ingiusto, scorretto, immorale che Gesù accogliesse i peccatori e mangiasse con loro. E così Gesù racconta queste parabole. Le prime due parabole si concludono dicendo che c'è più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di ravvedimento. Vi dico che vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Conosciamo la storia di questa parabola. Questo figlio più giovane che, desideroso di fare le sue esperienze, se ne va lontano, chiede al padre la parte dei suoi beni, il padre lo accontenta, quantunque non fosse tenuto a farlo, il figlio se ne va, ma a un certo punto, dopo aver sperperato tutto, ritorna col suo pensiero alla casa del padre e decide di tornare. E quindi, poiché il padre continuava ad aspettarlo, sappiamo che gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia, lo ribacia e organizza questa festa perché ha riavuto suo figlio sano e salvo. Ma l'altro figlio, figlio maggiore, non condivide questo comportamento del padre. Si arrabbia, non vuole entrare. Si adirò, abbiamo letto, e il Padre, che sappiamo rappresenta il nostro Padre Celeste,
questi due figli rappresentano un po' tutta l'umanità. Da un lato ognuno che sprofonda nel peccato, che fa esperienze negative, che palesemente ha un comportamento sbagliato, dall'altro coloro che si ritengono giusti, che pensano di stare a posto davanti a Dio, di poter accampare davanti a Dio dei diritti. Bene, il figlio maggiore rappresenta proprio questi. Il padre, come andò incontro al figlio più giovane per accoglierlo, per abbracciarlo, per fargli sentire il suo amore, va incontro pure a lui, che sta fuori. Il figlio più giovane ha il pensiero di tornare a casa dal padre. Questo figlio maggiore sembra di voler stare in casa quanto meno possibile. Rifiuta di entrare. E il padre lo prega di entrare. Lo prega di partecipare a questa festa. Ma lui rifiuta. E se la prende con il padre: da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neanche un capretto per fare festa con i miei amici. Sta lì, sta vicino al padre, ma il suo cuore è lontano. Suo fratello stava lontano, ma il suo cuore era lì, nella casa del padre. Il nostro senso di autogiustizia ci allontana dal cuore di Dio. Abbiamo bisogno di rivedere le nostre posizioni. Abbiamo bisogno di avere un cuore come il cuore di Dio. E stasera vogliamo dire: Signore, fa che tutti noi possiamo essere uomini e donne secondo il cuore di Dio, secondo il tuo cuore, che possiamo abbandonare il nostro senso di giustizia, talvolta perché magari abbiamo dimenticato il nostro passato, abbiamo dimenticato quello che eravamo prima che la grazia di Dio ci raggiungesse. Perché è la grazia di Dio che stravolge il senso della giustizia umana. Perché, come ci ricorda la parola del Signore, e come vedremo, la nostra giustizia è come un abito sporco davanti al Signore. Ma c'è un altro episodio che vogliamo considerare, che ci parla di un altro aspetto dell'opera di Dio che talvolta viene considerata ingiusta. Lo troviamo nel Vangelo di Matteo, un'altra parabola, questa volta la parabola dei lavoratori delle diverse ore. Matteo capitolo 20, dove è scritto: Regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale uscì di mattino presto per assumere dei lavoratori per la sua vigna. Essendosi accordato con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Poi, uscito verso l'ora terza, cioè le 9 del mattino, ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati. E disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta, quindi mezzogiorno, la nona, le 3 del pomeriggio, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima ora, quindi le 5 del pomeriggio, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora, venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero un denaro per uno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più,
ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Perciò, ricevutolo, mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi non hanno fatto che un'ora e tu li hai trattati come noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Spesse volte ricordiamo solo quest'ultima frase di questa parabola. Vedete come la bontà di Dio suscita sensi di ingiustizia. Questi lavoratori, quelli che avevano iniziato la mattina presto, alle 6 del mattino, quando vengono pagati come gli altri che avevano fatto solo un'ora di lavoro, se la prendono. Ma appunto come il padrone che rappresenta il nostro Padre Celeste, gli fa notare, avevano concordato questa paga. Anche qui, Gesù sta parlando soprattutto per certe persone che si consideravano giuste e disprezzavano gli altri. E non potevano tollerare che Gesù usasse misericordia verso i peccatori, i pubblicani, le prostitute, le persone che avevano bisogno, che si accostavano a Lui e che ascoltavano, ricevevano la sua parola, che pendevano dalle sue labbra e che venivano trasformate dalla sua grazia. Ingiustizia. Ma quella è soltanto la manifestazione dell'amore di Dio. Vedete come il nostro cuore è lontano dalla giustizia di Dio. Come noi non siamo capaci di afferrare il senso della grazia di Dio. Siamo completamente impreparati davanti alla grazia del Signore. Abbiamo bisogno di un battesimo di grazia, d'amore. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo operi nella nostra vita e ci dia un cuore come quello di Dio. E stasera noi vogliamo pregare per questo, perché possiamo avere questo cuore, perché possiamo avere un cuore che gioisce nella manifestazione della grazia di Dio. Un ultimo passo voglio condividere con voi, qualche capitolo più avanti, Matteo 27, dal versetto 20. E qui non parliamo di una parabola, ma parliamo di storia. Matteo 27 dal versetto 20. Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e far morire Gesù. E il governatore disse loro: quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero: Barabba. E Pilato a loro: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ma egli aggiunse: che male ha fatto? Ma quelli gridavano sempre di più: sia crocifisso. E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: io sono innocente
del sangue di questo giusto. Pensateci voi. E tutto il popolo, rispondendo, disse: il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figli. Allora egli liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Siamo davanti alla più grande ingiustizia, più avanti Gesù sarà crocifisso e sulla croce griderà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù è alla mercé di questa folla inferocita che, dopo aver ricevuto tanto bene, miracoli, liberazioni, guarigioni, dopo che Gesù aveva provveduto in tutti i modi per loro, aveva fatto del bene, istigata dai capi religiosi che, come abbiamo letto, come ci dice qua il Vangelo, glielo avevano messo nelle mani per invidia, glielo avevano consegnato per invidia, e lì non risponde. Gli mettono addosso un manto scarlatto, intrecciano una corona di spine e gliela mettono sul capo e una canna nella mano destra, e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo: salve re dei giudei. E sputatogli addosso presero la canna e gli percotevano il capo, e dopo averlo schernito lo spogliarono del suo manto e lo rivestirono delle sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. La più grande ingiustizia. E sembra che Dio, il Padre, sia assente da questa scena. Dirà il profeta Isaia: piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. Piacque all'Eterno, al Padre, perché quell'ingiustizia doveva produrre la più grande giustizia, doveva produrre per noi la giustificazione per grazia. E perché noi potessimo ottenere la giustificazione per grazia, il Figlio di Dio ha dovuto subire la più grande ingiustizia. Il Padre ha dovuto permettere una terribile ingiustizia verso il suo figliuolo. L'Apostolo Paolo, nel capitolo 3 della lettera ai Romani, parla della giustizia di Dio mediante la fede in Cristo e dice così: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti, poiché non c'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No. Ma
della fede, per la legge della fede, perché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Dio è soltanto il Dio dei giudei? Non è anche il Dio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché c'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. E al verso 4, citando un verso dell'Antico Testamento, è scritto: affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e resti vincitore quando sei giudicato, riferito a Dio. La giustizia di Dio è così più grande della nostra che noi non riusciamo a comprenderla, ma nella sua infinita sapienza e nella sua giustizia, come rende così bene l'Apostolo Paolo nei versetti che abbiamo letto, Dio ci ha voluto giustificare per grazia mediante la fede. Isaia scrive al capitolo 64: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. E voglio leggere qualche versetto del Salmo 51, che è una preghiera di Davide, la preghiera di Davide, dopo il suo peccato, quando Davide è compunto nel cuore, si rende conto di quello che ha fatto davanti al Signore e dice: poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Io ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, tu ami la sincerità nell'intimo, insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore, purificami con l'issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi udire gioia e allegrezza e quelle ossa che hai spezzate esulteranno, distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe, o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della salvezza, della tua salvezza, e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza. E la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, aprimi le labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Perché tu non prendi piacere nei sacrifici, altrimenti li offrirei. Tu non gradisci olocausto. I sacrifici graditi a Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore affranto e umiliato. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza. Edifica le mura di Gerusalemme, allora prenderai piacere in sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero, allora si offriranno giovenchi sul tuo altare. È Davide che confessa il suo peccato. Ma conosciamo anche la storia di questo salmo. Davide arriva a riconoscere il suo peccato perché il profeta Natan, il profeta, l'uomo di Dio, gli parla di un'ingiustizia.
gli parla di un uomo che per preparare un pasto, un pranzo, a un suo amico, toglie quell'unica agnella che aveva a un povero uomo, invece di prendere, di prendere uno dei suoi capi di bestiame che aveva in abbondanza, prende quell'agnella, gliela strappa, quell'unica agnella di quell'uomo, gliela strappa con la forza, la uccide per preparare un pasto, e Davide va su tutte le furie per quell'ingiustizia. Ma il profeta gli dice: tu sei quell'uomo, tu sei quell'uomo. Talvolta, quando un senso di ingiustizia scaturisce dal nostro cuore, quando ci sembra di essere davanti all'ingiustizia, può essere perché quell'ingiustizia è nel nostro cuore e ha bisogno di venire fuori. È perché lo Spirito Santo sta operando. Lo Spirito Santo sta operando. E lo Spirito Santo in quel momento opera nella vita di Davide, che riconosce il suo peccato, lo confessa ed è perdonato da Dio. È ristabilito. È possibile che Dio possa perdonare? Sì. Dio è un grande perdonatore. Lasciamo il nostro senso di giustizia umana e abbandoniamoci nell'amore pieno di grazia del nostro Signore, perché questa è la vera giustizia che ci farà comparire un giorno puri, immacolati, senza colpa davanti a Dio. Dio dimentica i nostri peccati, non se ne ricorderà più, perché Cristo, egli giusto, è morto per gli ingiusti, è morto per noi. E noi stasera vogliamo dirgli con tutto il cuore: grazie Signore, dammi un cuore come il tuo cuore. Vogliamo pregare qualche momento? Prima ancora di alzarci, chiniamo il capo, preghiamo. Alleluia. Lo Spirito Santo ha messo questa parola nel mio cuore, e credo che sia perché ne abbiamo bisogno tutti quanti. Alleluia. 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 Non comprenderemo mai, non comprenderemo mai la giustizia di Dio. Alleluia. Ma vogliamo pregare: Signore, io voglio assomigliare a te, voglio assomigliare a Gesù. Signore, voglio essere immerso nella tua grazia. E questa sera, prima di tutto, vogliamo dire: Signore, come Davide, purificami. Purificami, Signore. Purificami da ogni senso di autogiustizia, da ogni senso di giudizio nei confronti degli altri, oggetto come me della tua grazia, del tuo amore. Aiutaci, Signore, aiutaci, Signore, ad accettarci così come siamo, perché tu ci accetti così. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Oh, cantiamolo quel coro. Dio crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo, Signore. Preghiamo che lo Spirito Santo possa intervenire in questo momento, in ognuno di noi. Alleluia. Che la grazia di Dio ci possa investire in modo forte. Perché il nostro cuore possa essere pienamente arreso nelle mani del nostro Padre e Salvatore. Alleluia.
sei giusto, Signore. Tu sei giusto.